bellezza innanzitutto. E poi ci tenevamo a ringraziare per la collaborazione e la partecipazione il Comune e l'amministrazione comunale di Serra Stretta, la Prologo, l'associazione Dalida, il Beauty Meli e il commercialista Olistico. Come alcuni di voi ricordano, abbiamo già conosciuto Angelina Pettinato come scrittrice nell'agosto del 2014, con la presentazione del suo primo romanzo Sognando la meta. Angelina, oltre ad essere un'appassionata di scrittura, è psicoterapeuta, ambasciatrice nel mondo di yoga della risata e formatrice in percorsi di crescita personale. E come penso che vedremo anche nel corso della presentazione, dà alle parole un valore terapeutico. Infatti mi sono fatto un giro sul tuo sito, come sottotitolo c'è un mantra: cura le parole, cura te stesso. Però adesso andiamo a parlare direttamente del romanzo. Vogliamo sapere cosa ti ha portato a scrivere questo romanzo di crescita personale, ma soprattutto cosa intendi per romanzo di crescita personale. Ok, allora, intanto grazie di essere qui. Io, per me è la terza presentazione, il terzo libro per me. Ed è la prima volta, buonasera, grazie di essere venuti. Questa volta sono un sacco emozionata, cioè, non che le altre volte non lo sia stata, ma questo romanzo per me è stato un grandissimo viaggio, non solo quando ho cominciato a scriverlo, ma anche dopo, perché gli ultimi 2 anni della mia vita sono stati anni davvero complessi per la mia crescita. Mi hanno messo davvero a dura prova. E ad un passo da noi, magicamente, è diventato, in questi ultimi giorni in cui io l'ho riletto, un'autoterapia. E quindi, per rispondere subito alla tua domanda, un romanzo di crescita personale, ho voluto chiamarlo romanzo di crescita personale perché all'interno ci sono una serie di indicazioni da seguire per poter trovare la strada per essere se stessi, che è il viaggio più importante che noi dobbiamo fare per essere felici. E quindi ho voluto, adesso passano al video, alla lavagna, le massime che troverete nel romanzo, perché ai miei personaggi io ho affidato un libretto a metà. E in questo libretto loro hanno trovato tutte le volte le indicazioni giuste per poter continuare, soprattutto nei momenti difficili, nei momenti in cui risultava complicato capire che cosa fare. Tante volte ci chiediamo: andiamo avanti oppure ci fermiamo? Quante volte ci è capitato? Quante volte ci siamo sentiti scoraggiati e abbiamo pensato che il nostro sogno non fosse poi davvero così importante, che quindi magari era meglio ritornare indietro perché lo conoscevamo, perché l'equilibrio che conoscevamo era utile a noi, ci faceva stare in piedi. E invece poi è successo qualcosa che ci ha detto: no, rompiamo questo equilibrio e andiamo in direzione della realizzazione dei nostri sogni. Ecco, è per questo che è di crescita personale. Allora io ho voluto farvi accogliervi con dei bigliettini. Vi ho chiesto di pescare una parola nel boccaccio, perché in Calabria si chiama boccaccio. Qualcuno dice: perché noi facciamo poesia, quindi, e a noi sta bene così. E a noi sta bene così. E nel mio boccaccio di vetro io sono solita mettere parole di ispirazione, parole positive, parole costruttive. E in questo boccaccio di vetro ci sono delle pietre che per me sono importanti, perché rappresentano ciò di cui io ho bisogno per andare avanti. Per cui voi avete messo la mano in un boccaccio che ha la pietra lavica dell'Etna, che simboleggia il fuoco, la forza, il coraggio che bisogna avere per realizzare i propri propositi. E c'è la pietra di Lipari, che è la pietra pomice, che rappresenta la leggerezza che bisogna avere nell'affrontare il viaggio con coraggio. E poi ci sono 50 centesimi che ho trovato qualche tempo fa scendendo dalla macchina, andando a fare formazione
a un gruppo di catechiste e di genitori e sono scesa, ho trovato questi 50 centesimi e sono entrata in aula e ho detto io ho trovato un segno, questo segno mi dice che io devo continuare ad andare avanti. Cioè, ma 50 centesimi che ho trovato un assegno di 200.000 euro e chi se ne frega, io ho trovato quello di cui avevo bisogno, perché uno dei messaggi di sognando la meta, che è l'altro, ad un passo da noi, che è questo. Uno dei messaggi è: cerca il tuo, stabilisci tu che cosa è utile per te, stabilisci tu la quantità che ti serve per essere te stesso. Nessuno può dirti chi tu devi essere, come tu devi essere, che reddito devi avere per essere quello che devi essere. Per cui sei tu che scegli di essere chi vuoi. E quindi per me i 50 centesimi e i 50 centesimi hanno rappresentato una conferma di essere quella che sono. E quei 50 centesimi nell'arco della stessa serata vi posso assicurare che si sono moltiplicati senza che io mi aspettassi nulla in cambio. Perché poi la magia di accettare se stessi e che poi l'universo ti manda l'abbondanza. Chiamiamo l'universo, chiamiamolo Dio, chiamatelo come vi suggerisce il vostro cuore. E io nelle mie formazioni dico sempre, io sono cattolica, ma nella mia formazione sono laica, perché ognuno deve sentire il suo Dio dentro, così come vuole, così come desidera. Tu fermo, perché io poi una domanda parto per 3 ore. Sì, infatti ti volevo dire, per collegarmi, al termine del romanzo tu scrivi che questa è stata una crescita personale innanzitutto per te. Sì. Sì, perché questo romanzo l'ho scritto in due momenti. La prima parte, che poi è diventata l'ultima, l'ho scritta in oltre un mese. Ho avuto molta difficoltà nello scrivere questo capitolo. Poi il buio, è stato il buio, io non avevo più l'ispirazione, non riuscivo a scrivere e quindi io l'ho lasciato. In quel momento l'ho lasciato perché ho capito che non era quello il momento della scrittura e mi sono dedicata ad altro e sono poi partita per il Cammino di Santiago. Io ho fatto anche la tappa più semplice, diciamocelo, perché io ho fatto la Galizia, quindi gli ultimi 300 chilometri. Consiglio a chi ama camminare di fare il Cammino di Santiago. Durante il Cammino di Santiago io ho incontrato addirittura un cieco che mi ha stupito grandemente, perché mi ha insegnato che non c'è limite alla realizzazione, se tu vuoi puoi. E quel signore cieco che veniva dalla Norvegia mi ha davvero riempito il cuore durante il cammino ed è presente. Io ho voluto mettere all'interno di questo racconto, che è ambientato nel 1755, vi spiegherò il perché, ho voluto mettere questo uomo cieco perché mi ha insegnato che cosa significa vedere. Perché si può vedere con il cuore, si vede con l'anima, si vede con la percezione, si vede con la sensazione, si vede con il corpo. Non abbiamo necessariamente bisogno degli occhi. C'è chi addirittura cammina senza avere le gambe e chi dipinge senza avere le mani. Quindi significa che il nostro corpo è sacro, che il nostro corpo è divino, che il nostro corpo sa dove deve condurci con quello che ha a sua disposizione. E questo signore cieco a me lo ha insegnato così, semplicemente incontrandolo durante il cammino. Rientro dopo 12 giorni, 12-13 giorni, e non avevo ancora l'ispirazione. Io non avevo ancora l'ispirazione di scrivere. E allora ho lasciato ancora del tempo a maturare. E poi un giorno vado ad un incontro al Beauty Meli e lì, grazie ad Antonio Molinaro, che è qui presente, lo ringrazio infinitamente, conosco Carlo Frascà, che
parla del suo metodo. Lui è un esperto del suono, un esperto della voce, uno di quelle persone che pensa che è la propria voce che può curare, non la voce degli altri, ma proprio dal punto di vista biologico. Lo ascolto, mi sconvolgo, i tre quarti delle cose che dice non le comprendo, ma quel quarto che comprendo lo metto subito in pratica. Arrivo a casa e metto Mozart. Metto Mozart e nel giro di 20 giorni io scriverò il 90% del romanzo. E in quei 20 giorni è accaduto, credetemi, di tutto nel mio scrivere, perché i personaggi hanno cominciato a prendere forma, a prendere vita, a prendere il loro carattere e a trascinarmi nella loro battaglia, nel loro viaggio, nel loro cammino. E quindi, mentre io descrivevo loro, loro insegnavano a me. E tutto è andato in una determinata direzione, perché io ho chiuso il romanzo l'1 novembre. La partenza di questo romanzo è 1 novembre 1755. L'1 novembre 1755 è una data importante per l'Europa, perché in quella giornata ci fu un terribile terremoto, cui seguì un terribile tsunami, cui seguì un terribile incendio che portò via 80.000 persone tra Lisbona e le coste di vicine. Pensate, fu sentito anche e fece danni anche in Marocco. Nella formazione io solevo ripetere questa data per dire alle persone: vabbè, ma adesso non è che ve ne andate nel 1755, restate qui. E non sapevo perché io ripetevo questo numero. Per me non era una data, per me era un numero, un modo per dire state nel presente, state nel qui ed ora. E poi, mentre decidevo di scrivere questo secondo romanzo, questo mio terzo libro, Graziella mi fa notare questa data, me la trasforma in data, mi dice: guarda che tu nella formazione ripeti sempre 1755. Allora io prendo il segnale e vado a studiare, vado a vedere che cosa è successo nel 1755 e trovo questa cosa, unico grande evento di quell'anno in Europa. All'inizio mi rifiuto di partire con un evento catastrofico, non volevo partire da lì. Invece poi mi accorgo che era quella la mia data di partenza. E caso non caso, chiamatelo come volete, io poco credo nel caso, io chiudo il romanzo l'1 novembre. E difatti nell'ultima pagina leggerete in memoria delle 80.000 vittime del terribile terremoto di quell'anno. Un modo mio per onorare la memoria di migliaia di persone che magari nessuno ricorderà mai e che invece vanno ricordate perché hanno fatto parte della nostra storia, perché anche loro avevano i loro sogni da realizzare, le loro prospettive, il loro viaggio da continuare, e quell'evento non glielo ha consentito. Per cui per me è un onore aver potuto riprendermi questa data e dedicarla a queste 80.000 persone. E oggi sappiamo quanto è importante ricordare, soprattutto perché le guerre continuano a mietere vittime per interessi di pochi e non per il bene di tutti. Anche nel romanzo la protagonista segue il cammino, anche se a ritroso, vero? Sì. E io ho notato che già all'inizio del cammino cambia la protagonista, nel senso che la fa diventare un'attenta osservatrice, soffermandosi su piccoli elementi che prima le sarebbero sfuggiti. Ecco, questo penso che sia un indizio anche per noi, dovremmo stupirci un po' di più per ciò che ci circonda. La protagonista, difatti, se non fosse divenuta un'attenta osservatrice, avrebbe perso diversi segnali, sì, della sua ricerca. Sì, e questo è un po' il senso del romanzo. Cioè, se tu vuoi davvero raggiungere i tuoi obiettivi, devi essere in grado di osservare la realtà, di comprenderla, di sentirla, di capire che una formica è importante quanto un elefante, e che noi siamo abituati a notare l'elefante perché è molto grande, perché è molto rumoroso,
perché è difficile non notare un elefante. Eppure la formica ha il suo senso, ha la sua divinità, ha la sua straordinarietà. E il cammino, quindi la necessità di trovare la strada della protagonista la rende proprio ancor più sensibile ai segni che la realtà costantemente le invia. Sì. In più, a pagina 69, un attimo che ci arrivo, parli del miracolo del cammino. Sì. E adesso vediamo cos'è. Scoprire chi sei, accettarlo e andare oltre le paure. E la protagonista come fa ad andare oltre le paure? Camminando. Io sono un'ambasciatrice del mondo di yoga e la risata, sempre grazie ad Antonio Molinaro. C'è un mantra che si dice: come si fa a ridere? E ridendo. Cioè, non c'è altro modo di ridere che cominciare a ridere. Ecco, non c'è altro modo che conoscere se stessi che cominciare a camminare. Camminare dentro se stessi. E questo è il segreto, è che bisogna avere coraggio di camminare dentro se stessi, perché quando tu entri dentro te stessa, dentro te stesso, tu devi scardinare le convinzioni limitanti che ci siamo costruiti nel tempo, perché qualcuno ci ha detto che dobbiamo fare in un modo piuttosto che in un altro, e ci hanno riempito di talmente tante paure che anche il soffio, un leggero soffio, può davvero fermarci per mesi, per anni, per poi scoprire che era niente, era poco. Ma attenzione a questa nostra società, che è tanto straordinaria quanto in qualche modo legata alle dinamiche della paura. Se io ti spavento, io ti ho nelle mie mani. Se io ti faccio paura, io ti ho nelle mie mani. Allora, andare oltre la paura significa non consentire a nessuno di ballare sulla tua anima. Io l'ho consentito e ho avuto paura, talmente tanta paura che io mi sono dovuta ricoricare nel letto di mia madre per riprendermi da questa paura. E poi un giorno sono uscita dal letto di mia madre, sono ritornata a casa mia e mi sono riletta il mio romanzo. Questo è il concetto chiave. Se tu permetti a qualcuno di farti paura, tu ti indebolisci. E se permetti a qualcuno di indebolirti, tu diventi schiavo. E attenzione che per fare paura non c'è mica bisogno di alzare la voce. A volte ti fanno paura con il sorriso, con la socievolezza, con "ma vieni qui che io ti offro". Ma vieni qui che io ti do, e tu prendi perché ti stanno dando, e pensi che ti stanno dando perché vogliono la tua libertà, perché vogliono la tua felicità, e poi comprendi che non è così, comprendi che stanno solo cercando di comprare la tua anima e di metterla al servizio dei loro interessi, e così non va, e così non va. Allora la magia per me di Ad un passo da noi è stato poterlo rileggere e capire gli ultimi 2 anni della mia vita. Ecco perché per me la scrittura è terapeutica, ecco perché per me la scrittura a volte è profetica. E quando tu rileggi quello che hai scritto della tua vita a distanza di anni, comprendi per davvero che cosa è successo. A me è capitato insegnando la meta, a me è capitato in questi giorni rileggendo Ad un passo da noi. Avevo già scritto quello che sarebbe successo, ma oggi avevo scritto anche che sarebbe andata a finire in un modo buono per me. Ecco perché la parola per me è importante, perché per me la parola è terapeutica, perché per me la parola va offerta. Io ho voluto che voi pescaste una parola nel contenitore di vetro, perché il mio intento è quello proprio di lasciarvi nelle mani una parola che
vi aiuti, che vi faccia essere migliori di quello che già voi siete, che vi ispiri e che fecondi dentro di voi la speranza, il coraggio, attraverso la leggerezza della pietra pomice e attraverso il coraggio e il fuoco della pietra dell'Etna. Si nota anche molta spiritualità nel tuo romanzo, sono presenti varie, come dicevi tu, sei cattolica però nella formazione sei laica, difatti nel romanzo c'è un po' di cattolicesimo, un po' di culti celtici, un po' di delle idee romane. Parlaci un po' di queste idee romane. Allora, le idee sono tre. Una è romana, la dea Vesta. La dea Vesta era una dea molto molto venerata tra i romani. Era quella che portava il fuoco sacro. E c'erano le vestali che sin dalla tenera età, a 6 anni, già a 6 anni diventavano vestali e per 30 anni consecutivi loro stavano in formazione e avevano un compito fondamentale che era quello di tenere acceso il fuoco. Se il fuoco si spegneva, solo una volta all'anno poteva essere spento e riacceso, ma se si spegneva per qualche motivo, il popolo romano andava in sciagura, c'era questa la convinzione: se si spegne il fuoco vivrai sicuramente un momento complicato, un momento difficile, una sciagura. E in effetti pensiamoci bene, quando si spegne il fuoco dentro di noi non sappiamo più dove andare e quindi andiamo in caos, in confusione. Poi ho anche scoperto che nel buio è fecondata la luce, ma lì poi bisogna avere il coraggio di riaccendere il fuoco. Per cui la dea Vesta è fondamentale nella crescita della protagonista. Poi ce n'è un'altra, che è Hathor, una dea venerata nell'antico Egitto. Anche lei molto molto onorata, molto molto venerata. Di lei io ho preso un concetto cardine, che è la gioia. La gioia è uno strumento di crescita. La gioia è fondamentale per poter capire che direzione dare alla propria esistenza. E quando decidi che nel dolore c'è bisogno di ridere, c'è bisogno di gioire, è lì che il dolore diminuisce e si trasforma. Ovvio che il dolore va accettato. Ovvio che il dolore potrebbe portare a esiti diversi rispetto a quelli sperati, ma se mentre lo vivi ci metti il sorriso, il tuo spirito ti aiuta ad accettarlo. E quindi per me Hathor rappresenta la gioia, eppure per centinaia di migliaia di egiziani nell'antico Egitto. E poi la terza dea è la dea Reizia. Io la leggo Reizia perché TI da noi è Z, però magari è Reitia. È una dea che era venerata solamente dagli antichi Veneti, solo da loro. E per me lei rappresenta la guarigione. Che cos'è la guarigione? Mi sono chiesta. E quindi io l'ho associata alla parola spiritualità. Guarisci quando tu dai valore al tuo spirito, quando tu dai valore alla tua anima, perché quando tu dai valore alla tua anima accetti qualsiasi cosa ti accade, ma non passivamente, ma attivamente, cioè fai in modo che quello che ti sta accadendo ti insegni e quindi lasci andare. Guarire significa lasciare andare. Significa lasciare andare ciò che non è utile alla nostra vita. Ecco perché poi abbiamo costruito con Giusy il percorso delle idee, tra parentesi la I. Quindi questi tre incontri che noi faremo nella post presentazione per chi avrà voglia di iniziare con noi questo percorso. E inizieremo con il fuoco, proseguiremo con la gioia, e ovviamente in sintesi arriveremo alla guarigione. E queste tre parole
li andremo poi in qualche modo a fecondare in faggeta con il trekking reading inteso non solo come lettura, quindi nella parola inglese reading, no? Reading, ma anche ridi, cioè nel senso mettiamoci la gioia. Quindi queste 3D sono molto importanti nel romanzo per aiutare i personaggi a crescere spiritualmente, umanamente, affettivamente. Nel tuo romanzo inoltre spieghi bene che l'importante è seguire il cuore in tutto ciò che si fa, perché anche se sono presenti degli ostacoli, comunque il cuore ti porterà nella giusta direzione. Sì. Ora, domanda cruciale, come facciamo ad essere sicuri che il cuore ha a indicarci la strada? Ma io magari ci illudiamo che sia quello. Io non offro certezze al 100%. io so che ogni volta che io ho dato voce al mio sentire, il mio sentire mi ha illuminato. Ora, attenzione, illuminazione non significa che deve accadere quello che tu vuoi e basta. Illuminazione significa che tu devi capire che cosa succede dentro e fuori di te per andare avanti. Perché se noi pensiamo che ascoltare il cuore significa che deve andare come dicevamo noi, siamo già sulla strada un pochettino sbagliata. Cioè, ascoltare il cuore significa aprirsi alla realtà, capire effettivamente che cosa sta succedendo. Ecco perché dico che un percorso di crescita personale, un percorso che ti porta dentro di te ad affrontare quelle convinzioni che ti limitano. La mia prospettiva non è la prospettiva, è la mia. Il mio modo di vedere una cosa non è la cosa, è come io la vedo, è come io la vivo, è come io la sento. Ma dall'altra parte qualcuno la potrebbe vivere in un modo diametralmente opposto alla mia. E non per questo io sono giusta e lui, lei è sbagliato. Siamo due che abbiamo due modi diversi di vivere la stessa cosa. L'intelligenza sta nel dialogo, nel far parlare queste due idee, queste due prospettive, per capire in che modo possono esserci utili. In PNL si dice la mappa non è il territorio, cioè quando noi abbiamo una mappa in mano non è che rappresenta esattamente il territorio, è una mappa, un'indicazione. Ti si dice se vai a destra, poi a sinistra, poi fai un dritto e poi arrivi a destinazione. Ok, è una indicazione, ma non è la realtà. Allora, ascoltare il cuore significa essere onesti, onesti con se stessi, che è quella la prova più importante. Nel romanzo la protagonista segue sempre la direzione datagli dal cuore e infatti giunge poi alla giusta destinazione. Ah no? Persona intelligente. In questa ricerca di sé su cui si basa l'intero romanzo c'è un momento di oblio, un perdersi per poi ritrovarsi sia nel passato che nel presente del romanzo. Sì. Io ho fatto fare al personaggio principale, ho fatto fare un viaggio a ritroso. Chi fa il cammino di Santiago parte, se lo fa tutto, parte dalla Francia e poi arriva a Santiago e da Santiago prosegue per altri 3 giorni circa per arrivare a Finisterre. A Finisterre raccoglie la conchiglia e testimonia di essere stata, di aver fatto il cammino. Quindi diciamo che il percorso è così. Devo dire che durante il mio di cammino qualcuno è partito da Cuneo a piedi. Ho incontrato una coppia di ultra sessantenni che era partita ad aprile a piedi da Cuneo e che coraggiosissimi ritornavano a piedi a Cuneo, quindi sarebbero rientrati poi ad ottobre. Io ho voluto far fare un cammino a ritroso per dire che devi entrare dentro di te e scendere sempre più in profondità per arrivare alla tua autenticità. E mentre scendi, butti via ciò che non ti serve. In questo mi permetto di parlarvi un attimo di Enzo Palmieri. Enzo Palmieri, fatemene ancora parlare al presente, ho bisogno di parlarne al presente.
Enzo Palmieri è un fisico nucleare, un docente all'Università di Padova, nominato anche docente in un'università in Cina, un appassionato di numerologia, uno dei più bravi grafologi d'Italia, un appassionato di fisica quantistica, che in uno degli incontri che abbiamo avuto l'onore di fare con lui ci ha spiegato dal punto di vista fisico l'esistenza degli angeli. Non chiedetemi di spiegarvela perché io non sono in grado di farlo, sta di fatto che ascoltare Enzo Palmieri significa veramente capire come funziona l'universo. Enzo Palmieri si incontra, per quel famoso caso che non esiste, con una mia poesia che si intitola Anime. Non mi conosceva, non sapeva chi fossi. Rimane immediatamente colpito da questa lirica e vuole avere un mio scritto a mano perché vuole saperne di più di me attraverso la mia grafia. Da quel momento con Enzo inizia un'amicizia molto speciale. Lo incontrerò dal vivo ed inizierà anche una collaborazione professionale. Ma con Enzo c'era una sorta di sincronicità. Qualcuno ha ricevuto questa parola, so, e qualcuno ha ricevuto questa parola. Che significa sincronicità? Significa incontrarsi nello stesso momento, nello spazio e nel tempo. È una bellissima parola. Allora noi ci rincontriamo per caso, per sincronicità, a Roma, all'aeroporto. Io ritornavo in Calabria, lui ritornava dalla Cina a Padova. Parliamo un po', ci saremmo visti poi la settimana successiva in Calabria perché lui doveva venire a fare lezione. E ci raccontiamo un po'. E lui si stupisce del fatto che partirò per il Cammino di Santiago. E si stupisce perché anche lui partirà per il Cammino di Santiago. Lui partirà quando io rientrerò. Questa cosa lo sconvolge, quanto lo ha sconvolto il fatto che mentre mi chiamava io dicevo scusa mi sto atterrando a Roma e lui era a Roma al gate. E non solo, i nostri gate erano lì, erano sullo stesso piano. Enzo Palmieri mi chiede di scrivere la prefazione del mio libro. Mi scriverà una prefazione meravigliosamente imperfetta e lunghissima. Voi leggerete solo alcune pagine della prefazione, io ho l'onore di averla letta tutta. E in una frase lui dice, arrivato a un certo punto, dopo aver letto la lirica di questa sconosciuta, mi accorgo di avere in casa talmente tanti oggetti che non uso più che mi appesantiscono. E allora mi alzo dal letto, nel quale ormai io stavo, e comincio a buttare tutto ciò che non mi serve. E quindi dice, la lirica di Angelina è stata terapeutica. E mi onora di questa cosa Enzo, perché io non, quando tu scrivi non è detto che chi legge poi ti venga a dire in che modo la lettura lo ha aiutato, se lo ha aiutato. Tu consegni il tuo libro nelle mani delle persone e non saprai mai che destino avrà. Qualcuno te lo dirà, ma Enzo non mi aveva mai detto che cosa era successo nella sua vita dopo aver letto Anime. Enzo non c'è più da un mese e mezzo. È stato un dolore importante per me perché io ho il suo testamento, perché io ho la sua fragilità ma anche la sua potenza. E quindi con ancora più affetto io ho voluto lasciare la prefazione e in qualche modo anche lasciarla imperfetta. Perché Enzo mi ha insegnato questa cosa, che bisogna lasciare andare questo assurdo concetto della perfezione. Noi siamo straordinariamente imperfetti e se lo accettiamo, guariamo. Questa è la grande lezione di Enzo.
E questa è la lezione del percorso. Quindi non potevo presentare il romanzo senza raccontarvi di Enzo Palmieri, che per me è qui in questa stanza, oltre che nel mio cuore con quello che mi ha insegnato. Allora, ho risposto. Sì, tranquillo. Proseguendo sempre sulla crescita personale, la prima frase dell'introduzione è: c'è un solo modo per essere felici, scegliere. A quasi la fine del romanzo tu scrivi: il tuo destino è nelle tue mani. Insomma, ci stai esortando a prendere le redini delle nostre vite, a rompere il gesso. Sì. Scegliere è alla base. Da che parte vuoi stare? Da che parte vuoi stare? Questa è una domanda importante. Che cosa vuoi fare per essere felice? Che tipo di convinzioni vuoi portare avanti? Quali convinzioni vuoi lasciare indietro? Perché stare nel lamento mica ti aiuta a essere migliore. Perché sentirsi uno sfigato mica ti aiuta a essere fortunato. E quindi quando tu cambi il tuo modo di pensare, cambiano anche le tue azioni. E difatti i personaggi cambiano il loro modo di fare. Giulia andrà oltre il tempo per rimediare alla sua mancanza di coraggio, a quel 31 che non ha avuto il coraggio di fare, perché lei è arrivata a 30, ma la vita ci richiede di arrivare a 31 per essere felici, che non significa pretendere 100 volte di più, significa avere fede in se stessi e in quello che noi possiamo fare. Ecco perché Giulia, durante il percorso, scoprirà che la sua anima è molto più antica di quella che lei credeva. E Miguel ancora di più, l'altro personaggio. Quindi, sì, rompiamo il gesso. Rompiamo il gesso. A proposito di Miguel, durante un periodo, dopo il periodo di oblio, scopre non solo la sua anima passata all'epoca dei Romani, ma ancora precedentemente. Sì, perché io ho voluto in qualche modo parlare di reincarnazione. Adesso non è una questione crediamo o non crediamo nella reincarnazione, ognuno crede in quello che vuole. Per me è una metafora. La metafora è che Miguel deve andare molto, molto indietro, quindi in profondità, deve scendere la sua scala e arrivare proprio al nucleo di se stesso, al suo fuoco. E quando tu scendi e quindi cominci a scoprire i nervi, qualcosa fa male, e quindi lì poi devi decidere se ricoprirli o se invece continuare a scendere e quindi sopportare in qualche modo il dolore. E qui subentra una cosa importante, che è la memoria. La memoria di ciò che tu sei. Coltiva la memoria. Coltiva la memoria, è un monito importante. Coltiva la memoria. La memoria di quello che tu sei. Ecco perché loro devono andare molto indietro, perché loro hanno resistito a riconoscere se stessi. E questo li ha portati a dover rivivere lo stesso ciclo. Perché alcune cose non si ripetano, devono essere chiuse, altrimenti continuano a ripetersi. Quando spesso ci, magari mi sarà spesso capitato, o raramente, spero più raramente che non spesso, di dire: ma mi capitano sempre le stesse cose, e cambiano le persone ma le situazioni sono sempre le stesse, ma possibile solo a me, ma possibile tutte a me? Allora lì chiediti: che ciclo non hai chiuso della tua vita? Perché si riripete? Si riripete perché evidentemente non ti ha ancora insegnato quello che ti deve insegnare. Perché quando poi ti insegna, il ciclo si chiude e si va avanti e se ne apre un altro. E quindi per Miguel è così. Dovrà chiudere attraverso la memoria i cicli non chiusi. E troverà un sacco di persone che lo aiuteranno,
alcuni lo aiuteranno ad essere concreto, altri saranno molto enigmatici, soprattutto anche con Giulia. Saranno molto enigmatici perché nessuno può dirti che cosa devi fare. Non esistono le ricette, no? Che spesso passano su internet: 5 modi per essere felici, 47 modi per... Te li leggi tu, dici, questo devo fare, 100 passi per... Dici, vabbè, allora tu cominci, però non raggiungi l'obiettivo. Perché? Perché nessuno può dirti che strada devi seguire, nessuno può dirti quale regola funziona. Io posso dirti quale regola ha funzionato per me, io posso dirvi che la scrittura è terapeutica, che la scrittura è profetica, che la scrittura per me è stata la salvezza. E quindi il mio obiettivo è quello di trasferire e condividere questa esperienza con il maggior numero di persone possibili. Ma mica questa è la strada maestra, è la mia strada maestra. Quindi io non do regole, io do indicazioni. Poi ognuno se le scrive da sé, ognuno di noi è capace di scriversi il libretto. E difatti Giulia avrà un libretto a metà, mica ce l'avrà intero. Io per tutte queste cose le ho scoperte dopo. Mentre scrivevo io non capivo che cosa scrivevo, ho scoperto dopo. A metà, perché a metà? Perché a metà? Perché non intero? E certo, perché l'altra metà lo devi scrivere tu. Solo tu puoi scrivere, solo tu sei il maestro della tua vita. Trovi in giro strumenti che ti possono essere utili, ma sei tu che devi prendere la penna, sei tu che devi prendere il foglio, sei tu che devi scrivere. Poi, come vuoi scrivere? Per convenzione, per convinzione o per quello che tu sei? Scegli. Mi sono vestita così perché ho scelto di vestirmi così o perché è qualcun altro che ha deciso per me. Magari le aziende di moda che hanno deciso che forse il grigio è il colore dell'anno, non lo so, il colore dell'estate, boh, non lo so. Che è una banalità, però quando noi entriamo in un negozio, nella maggior parte dei casi, nel 90% dei casi, noi scegliamo qualcosa che è già stata scelta per noi. E quindi se adesso ritornano le zampe d'elefante, i pantaloni con la zampa d'elefante, tutti andremo a 97%, tutti con le zampe d'elefante, dice, ma perché? Perché è moda. Eppure ti piace come ti stanno. C'è stato il periodo della vita bassa, tutti con la vita bassa, anche molto più bassa. Adesso sta ritornando la vita molto, 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 molto alta. E dice, scusa, ma tu il pantalone come ti piace? A vita bassa, a vita alta o a vita normale? E perché scegli e fatelo fare da una sarta, nel caso non lo trovi. Cioè, è questo quello che voglio dire, sceglilo tu il pantalone, non farti scegliere dal pantalone. Sono dinamiche molto sofisticate, alle quali dobbiamo fronteggiare, perché magari ci piace la moda di questo momento, ma dobbiamo esserne convinti per davvero. Ovviamente i miei personaggi non indossano i pantaloni perché siamo a zampa d'elefante, perché siamo nel 1755, quindi non c'erano. Cambiando leggermente argomento. Sì. Allora, questo è un romanzo che ti porta anche a riscoprire la sacralità dei luoghi. Sì. E parlaci un po' dei luoghi che hai scelto per l'ambientazione. Sì. Allora, io amo camminare. Mi piace un sacco respirare l'aria dei boschi, ma anche l'aria dei luoghi dove c'è stata la storia. Perché mi piace imparare, mi piace sentire con la mia pelle che cosa mi dice un luogo. Per me i luoghi parlano, per me i luoghi raccontano. Quindi quando vado in un posto io lo respiro con questo intento, che mi parli, che mi insegni. Ho scelto alcuni luoghi che ho visto personalmente, quindi Santiago, Finisterre, ok, li ho vissuti. Altri, come un bosco sacro per i Celti in Piemonte, non l'ho ancora visto, andrò a visitarlo certamente. Un altro è una chiesetta in Friuli Venezia Giulia, dedicata a Santiago, che andrò a visitare perché
Io prima ho scritto la storia e poi ho scoperto che quella storia era veramente accaduta, allora sono rimasta scioccata, dico, mio Dio, per davvero, quindi andrò a visitarlo per vedere che cosa mi dice. Ah, i luoghi sono sacri perché hanno un'anima. Cioè noi in questo momento siamo in un palazzo antico che è vero che è stato ristrutturato, è vero che è bellissimo, ma pensate che qui dentro c'è stata vita e che questa vita è qui. E qui è tra queste pareti. Se scendete giù a farvi un viaggio nel museo, voi respirerete la vita degli oggetti, delle persone che hanno toccato quegli oggetti, che hanno vissuto in quelle stanze. Cioè, e ogni volta che noi camminiamo per le strade, noi respiriamo la vita che è stata. A me capita spesso di andare nel centro storico di Carlopoli e di prendere le stradine di quando ero bambina, e ancora oggi io quando passo dalla stradina dove viveva mia nonna, a parte che busso come se fosse ancora lì per salutarla, ma io la vedo seduta agli scalini e la respiro, la sento, così come è accaduto durante il cammino di sentire mio nonno Giuseppe. Io ho incontrato durante il cammino un vecchietto che io ho chiamato Herrera, perché penso che si chiami Herrera, ma non ne sono proprio sicura, perché io non capisco bene lo spagnolo. Era da poco sorta l'alba, lì l'alba sorge più tardi, viene giorno più tardi. E io ero già felice di mio, perché mi era arrivato un messaggio da una mia amica che mi diceva: lo so che stai meditando, ma voglio dirti che la regione ha accreditato quel che ci doveva. Ero felicissima, benissimo, oggi mi ha già insegnato, questa sono felice. Proprio già, ancora doveva sorgere l'alba, io già ero felice di questa cosa. Quindi per me la giornata aveva già avuto il suo senso, dico, oggi è un miracolo. Allora ero contenta e camminavo, eravamo in cinque, noi siamo partite in cinque. Due persone erano avanti, eravamo in fila indiana, due persone erano avanti, io ero a metà e dietro le altre due, casualmente il 3 che è il mio numero, ma vabbè, questa è un'altra storia. Camminavo felice pensando che erano arrivati questi soldini, ero tranquilla, e incontro, quindi passano le due persone davanti a me e incontro questo vecchietto, questo pastore, che io ho detto che è un pastore, ma io mica lo so se era un pastore, per me era un pastore. Lo guardo, lui mi guarda e sorride. Io sorrido e molto scioccamente penso, ma magari mi sorride perché vuole l'elemosina. Non è che le sciocchezze assurde che ti vengono nel cervello, mi è venuta sta sciocchezza. Comunque mi avvicino perché lui continuava a sorridermi, tanto che le due persone davanti si fermano per capire che cosa stava succedendo. Mi avvicino e lui mi regala il suo bastone. Il bastone era stato appena fatto, perché era umido, era ancora umido, era ancora chiaro. Ed era particolare, perché il manico era a forma di freccia. Prende la mia mano e mi dice come usare il bastone. E mi dice: portalo a Santiago, di che glielo manda Herrera. Io rimango scioccata, un'emozione importantissima, sento l'esigenza di appoggiare la mia testa sul suo cuore per ringraziarlo, e io sono inchinata davanti alla sua anima, perché sono rimasta veramente senza parole. Ho fatto anche la fotografia per ricordarmi Herrera. Prendo il bastone, ringrazio, tutti scioccati, e io inizio, quella sarà la giornata in cui io camminerò per più ore da sola. Un'energia sconvolgente. Qualche centinaio di metri più in là, con il mio bastone, scoppio in lacrime, perché immediatamente associo nonno Giuseppe al signor Herrera, al pastore Herrera, e sento mio nonno, io lo sento così tanto che scoppio in pianto, mi emoziono tantissimo, e quindi poi mi aumenta l'energia e camminerò per ore e ore senza avvertire alcun tipo di stanchezza. E sarà il bastone a portarmi a Santiago e non io a portare il bastone lì. E quindi Herrera è ovviamente dentro, perché volevo che si respirasse questo tipo di emozione per rispondere che i luoghi raccontano, i luoghi parlano. Ovviamente
essere di presente, qualcun altro potrebbe dire suggestione. E che importa se a me averlo sentito mi ha fatto bene? Ci sono diverse massime. Sì, circolano lì dalle 5 alle 4:20 veramente. Tutte queste massime sono state d'aiuto alla protagonista proprio nel momento in cui ne aveva più bisogno. E comunque sono massime che tornerebbero utili anche a noi, nella nostra quotidianità, tra l'altro. Sì, spero, nel senso, a me sono state utili, spero lo siano anche a voi. La gratitudine è un sentimento profondo, quanto l'amore, va coltivato e praticato ogni giorno. Punti mi sospensivi. Ecco, la gratitudine è uno dei sentimenti, credo, più potenti che abbiamo a nostra disposizione per realizzare i nostri progetti. Dire grazie è importante. Grazie a se stessi, grazie alle persone che incontriamo, grazie alle situazioni. Anche quelle più difficili, quelle che ci mettono davvero in grande e grave difficoltà. Io devo dire grazie a questi 2 anni difficilissimi della mia vita, perché mi hanno insegnato. Perché se tu dici grazie, impari ad andare oltre un altro sentimento che puoi invece distruggere, che è il rancore, che è la rabbia. La rabbia è un'emozione di grandissima utilità per l'essere umano, ma va saputa canalizzare, altrimenti si traduce in rancore e il rancore ti fa ammalare. Di rancore si muore. Non è che il nostro corpo è qualcosa di diverso dalla nostra anima, perché noi siamo anime incarnate. Noi siamo anime incarnate, la salute non è fisica e boh, la salute è psicofisica. I pensieri tanto ti salvano quanto ti distruggono, dipende da te. Ecco qui che torna la parola scegli, scegli, è il mio mantra, cura le parole, cura le parole. Posso aggiungere una massima che secondo me... Se cerchi un miracolo devi costruirti la strada, che è un po' come il nostro modo di dire aiutati che Dio t'aiuta. Esatto, poi non è che potevo dire aiutati che Dio t'aiuta, eravamo nel 1755, ho cercato più poesia, va. Sì, questa è una cosa anche molto importante, un atteggiamento veramente straordinario che uno può assumere nella vita, cioè tu vuoi il miracolo, costruisciti la strada, significa... Mica te ne puoi stare seduto in posizione yogica in attesa che il mondo si accorga di quanto tu sia straordinario e che quindi venga ad abbracciarti e consolarti per le sfighe che ti sono capitate durante la vita. Non funziona così. Cioè, tu vuoi un miracolo, alza il sederuccio e mettiti in cammino, ecco la metafora. Il cammino, mettiti in cammino, perché quando tu ti metti in cammino capisci che cosa sta succedendo, perché sennò vivrai una vita raccontata da altri. Quante volte noi abbiamo giudicato le persone perché qualcuno ci ha detto che, e non siamo mai andati alla fonte a farci spiegare il suo punto di vista. Quante volte abbiamo giudicato così? Ma a me l'ha detto una persona credibile, e beh, è sufficiente per condannare una persona? Quante volte siete stati condannati? Quante volte siete stati condannati per qualcosa che magari non avete nemmeno commesso, solo perché qualcuno ha detto che? E
una sola prova che devi verificare, è quella dell'incontro. Non vuoi essere condannato? Non condannare. Vuoi essere compreso? Comprendi. Vuoi ricevere? Dona. Vuoi il miracolo? Cammina. Mettiti in cammino. Fa male? Pace. E quindi? E quindi? Questo è un po' il senso di questa massima. Loro si devono mettere in cammino ed è grazie a questo cammino che loro capiranno. Tutto capiranno? No. Il giusto per quel momento. Il giusto per quel momento. Un'altra massima che mi piace molto per la sua semplicità e allo stesso tempo profondità. Dona, dona, dona. Che si ricollega a un'altra frase che tu hai scritto nel libro, povero di beni, ricco di bene. Povero di bene. Certe volte mi stupisco delle frasi che scrivo. Sì, dona, 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 tre volte. Perché a volte le cose ce le dobbiamo ripetere tre volte per capirle bene, per capirle davvero bene. Allora, quando tu entri nel meccanismo del donare, dona il tuo tempo, dona la tua scienza, dona il tuo talento, dona il tuo orecchio, dona la tua mano, dona il tuo sapere. Quando tu cominci a donare, cominci anche a ricevere. Ovviamente, attenzione, il troppo stroppia. Il giusto. Diamo il giusto con l'intento di fare del bene, a prescindere. Il bene a prescindere. Perché mi permetto di dire che il troppo stroppia? Perché quando tu dai troppo, invece di generare gratitudine, generi ingratitudine perché hai dato troppo e non hai dato il tempo di comprendere il valore di ciò che hai dato. Dona il giusto. Puoi stabilire che cos'è giusto per te? Sì, se ti ascolti. Perché dai? Quando tu doni, per quale motivo lo fai? Qual è il tuo intento? Qual è il tuo doppio scopo? Perché devi dare senza doppio scopo, devi dare basta. È qui il segreto. E lì è anche la sfida. È anche la sfida. E quindi tre volte dona. Tre volte per forza dona. E poi povero di beni, ma ricco di bene. Eh sì, io ci credo molto in questa cosa, perché le logiche di potere hanno molto indebolito la nostra umanità. E quindi bisogna da qualche parte cominciare a distribuire il bene. Quanti di voi in questo momento hanno un cellulare? Quanti di voi hanno WhatsApp? Quanti di voi possono mandare in questo momento un messaggio? Allora io vi chiedo questa cosa, se vi va. Adesso in questo momento, chi con messaggi, chi con WhatsApp, mandate un messaggio. Mandate un messaggio a una persona, alla prima persona che vi viene in mente, provate a dirgli ti voglio bene. Provate a scriverlo per davvero, provate a farlo. Sì. La prima persona che viene in mente, ti voglio bene. Lo faccia chi può, lo faccia chi può. Chi può, chi può. Con un cuoricino. Questa cosa semplice è un modo per distribuire bene senza pretendere nulla in cambio. Allora noi utilizziamo le tecnologie
per qualsiasi sciocchezza. Concordate? Quante sciocchezze facciamo su Facebook, su WhatsApp? Allora noi abbiamo l'opportunità, siccome paghiamo l'abbonamento mensile, ogni giorno noi potremmo avere la possibilità di mandare un WhatsApp alla prima persona che vi viene in mente con una parola di ispirazione, senza ricevere niente in cambio. Io l'ho fatto. Avevo 1000 messaggi gratis che non utilizzavo, 1000 messaggi gratis. Ma perché io devo avere 1000 messaggi gratis e non utilizzarli? Allora ho cominciato a mandare messaggi con una frase di ispirazione a tutte le persone che avevo in rubrica. Qualcuno mi ha detto fatti curare. Tutti mi dicono uno bravo. Io dico, ma sono già brava io, sono una psicoterapeuta, grazie. Però ne conosco, comunque posso farmi curare. Però che cos'è che succede? Succede che magari in quel momento arriva quella persona che ti è venuta in figura davanti, arriva la parola che gli serve. La parola che gli serve, quella parola, e gli arriva da voi. Poco importa se vi risponderà. Poco importa se vi risponderà. Voi gli avrete mandato la vostra buona energia. Evviva Dio! Com'è che possiamo diffondere il bene? Con la semplicità. Mica dobbiamo per forza costruire palazzi o avere 6 zeri nel nostro conto corrente. Benvenga, ve lo auguro a tutti, ma non è questo. Se noi abbiamo l'opportunità tutti i giorni di mandare a più persone una parola di ispirazione, perché non prendersi il tempo di farlo? Io questa mattina mi sono seduta, ho tagliato le striscioline del mio Bristol e ho cominciato a scrivere tutte le parole che mi venivano in mente, le ho tagliate, le ho messe nel mio boccacello e oggi ve le ho donate. Io non so in che modo lavoreranno nella vostra vita, so però che lavoreranno e va bene così, e va bene così. Il bene va distribuito in abbondanza, con la semplicità. E piano piano, o anche velocemente, chi lo sa, io non sono in grado di stabilirlo, cambia la vita, ti cambiano i pensieri e ti alleggerisci. E quando sei più leggero, tu puoi realizzare qualsiasi cosa tu vuoi, qualsiasi cosa tu desideri. Se avete voglia, se avete tempo, acquistate un boccaccio. Io non vendo boccacci, giusto per i tecnici. Non ho nemmeno cancelleria. Quindi io vi invito a comprare un contenitore. Io ho comprato un contenitore di vetro. A me piace vedere le parole. E ho preso un Bristol. E ho messo delle parole. E le ho messe dentro. Ogni giorno io pesco una parola e ci sto dentro. E se posso la condivido. Ecco, fate questo semplice esercizio tutti i giorni, vedrete che cosa succede. Di questo vi posso assicurare, che certamente accadrà qualcosa di bello. E chi se ne frega? L'ultima massima del tuo libretto sì. È questa: le scoperte più importanti germogliano solitarie nel cuore e si ricongiungono alle altre quando la terra è pronta a fecondare. Chissà che pensavo. Allora io ho la fortuna di appartenere a una famiglia molto umile. Ho fatto l'albero genealogico sia dalla parte di mamma che dalla parte di papà e ho visto che io sono figlia di filatrici, di tessitrici, di contadini, di agricoltori, di pastori, e mi stupivo quando da bambina intorno alle 5:30 di mattina in alcuni periodi dell'anno saltavo giù dal letto quando sentivo la transumanza. Io mi fiondavo, cioè mamma e papà possono testimoniare, io in due cose mi facevano saltare dal letto: il rumore silenzioso della neve e la transumanza. Due cose,
due cose. Quando sentivo la transumanza, quindi quando sentivo che stavano arrivando queste mandrie, io scappavo, mi fiondavo alla finestra e mi riempivo di questo passaggio e non capivo perché io fossi così legata alle pecore, alle capre, alle mucche. E poi piano piano ho fatto il mio albero genealogico, ho capito, buongiorno, vengo da lì. E piano piano ho cominciato a studiare i campi e la natura, per arrivare poi a 38 anni a fare una formazione personale, di crescita mia personale, con un maestro andino. In realtà lui è romano, ma vive in Perù da tanti anni e vive la saggezza degli ultimi Inca rimasti sulla terra, che sono contadini. Dici tu, ma dovevi andare in Perù, tuo nonno? Però tante volte per capire le cose bisogna andare lontano per poi tornare a casa. Il concetto del seme è un concetto straordinario, perché il seme viene piantato nella terra, quindi nel buio. Cioè, quando noi siamo nel buio, significa che si sta piantando un seme. E quando arriviamo alla luce, non è più seme, è germoglio. Quindi mi piaceva tantissimo questa metafora, perché significa che per avere un germoglio tu devi avere il coraggio di essere seme e stare nel buio. E questa è una saggezza popolare, è una massima degli agricoltori, dei contadini. E quindi ho voluto proprio mettere questa, ci sono tante metafore sui campi arati, sui campi germogliati, perché io vengo da lì e quindi ho un mio modo per ringraziare ed essere parte della mia famiglia, ed è anche una metafora potente per dire abbi il coraggio di essere seme, stai il tuo tempo nel buio perché essendo seme è tuo destino venire alla luce e germogliare. La mia ultima domanda è questa: cosa potremmo trovare ad un passo da noi? Te, che entri dentro di te, te che entri di te, ad un passo da noi tu trovi tutti quegli strumenti che ti aiutano a rientrare dentro di te per accettarti per quello che sei, ed è esattamente